Camilla, com'è stato questo approccio con la realtà delle Fiamme Oro? Ma diciamo che è stata una bellissima esperienza perché a me piace molto l'ambiente in cui mi sono trovata, anche i compagni, diciamo l'allenatore, i tecnici, e quindi sì, era proprio quello di cui avevo bisogno perché sentivo proprio il bisogno e la necessità di cambiare un po' aria e di andare in una nuova realtà. E la nuova realtà è Roma, appunto, quali sono i ritmi della tua giornata? Diciamo che la mia giornata tipo non l'auguro a nessuno perché mi sveglio presto la mattina, corro in piscina, faccio 2 ore di allenamento, poi corro a pranzo e di nuovo torno in acqua, diciamo, 2 ore il pomeriggio. E quindi sono sempre di corsa in mezzo al traffico, diciamo che è un po' stancante, però è quello che mi piace fare. Un obiettivo che ti eri prefissato e che ti hanno appoggiato anche i tuoi genitori, no, per raggiungerlo? Sì, i miei mi hanno sempre sostenuto, sono stati molto contenti della mia scelta, sono felice. Senti, guardando al futuro c'è un obiettivo che ti sei prefissata? Sì, ce ne sono diciamo più di uno. Mi piace sognare in grande, quindi mi piacerebbe fare qualche gara con la nazionale o comunque raggiungere un podio agli assoluti di nuoto. Vediamo.